lavoriamo trovando la gym. Iniziato da 10 secondi il secondo tempo. Allora, Sora alla nostra destra attacca di Navale di Comino, ovviamente. Troppa gente che fa la che poi dice che Nino sulla prima casa l'hanno tolta e si è aperto. La grande. Riccardo, anticipa! Vai dentro! Vieni! Lascia per questa. Vai, tira! Allora, è detto che a servi, io dico, vado a volare. Era sabato, c'era il Francazzi tocca la palla. Tornate! Ma che hanno rotto di cazzo. Ma lì sto per gli F2, guarda, prima la luta, allora posso mandare, porca miseria, che cazzo è uscito qui? L'ho visto fa uno. Noi abbiamo il negozio di proprietà, una parte del capannone dietro è inutilizzabile, perché se questa raggiungiamo ci vuole soltanto 80.000 euro e non mi sembra il caso come detto 80.000 euro. Allora prima l'isola faceva la detrazione del 50% su queste cose non le utilizzabili. Buon controllo di palla. Hanno fannato la cartella di guidare retroattiva 5 anni fa, che diceva che lo avevo, non lo potevo fare, non ho bisogno di soldi. Guardate il corpo di ci sembra la stessa via. Cioè, alla fine, no? Tu faccio un giro, perché davanti a me stessa? Non è questo quello che ti sconvolge. Dicevo, vabbè, se no al finanziamento ai partiti non è niente di cazzo, corpo di giro. Non è niente, 45 miliardi che è andata a lunghi ai partiti. Stava a dicembre, no? Dai, 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 tu guarda l'Inghilterra. Tu non ci sei entrato per niente. No, guarda, questo il problema dell'euro è la Germania, la Marta, la Francia, non Francia, com'è? L'Italia, non è 2000 la Francia. No, il franco francese costa 399 lire, 295 lire. Il marco, gli avevo portato a 1000 lire, prima di fare il cambio con lei. Buon scambio. Gol, bel gol. Leonardo La Rocca al terzo minuto del secondo tempo. Purtroppo siamo abituati sempre a dare la colpa. Le colpe sono solo ed esclusivamente nostre. Non la paghiamo che nessuno. Allora, che ci abbiamo i politici più corrotti del mondo, la coppa di tutta l'Europa. No, ne lascia perdere. Alla tenezione c'è l'etica, che cosa che in Italia non sappiamo più. Germania prima, difatti mi agire dire. Difatti ogni tanto. E però Germania. Cioè in Italia arriva in Parlamento in certo. Primo cambio per il città di Sora. Esce. La canzone capace noi porta che c'è il coppa d'oro. Davide Cerqua ed entra Cicchetti. Dopo un anno che era stato aperto siamo a punto di conto e ne stanno soltanto. Cicchetti Alberto. Uno spiraglio di sole si intravede. Tina Valli di Comino prova ad imbastire un'azione, tuttavia la difesa della persona di Alfieri riesce a fare la propria la palla. Via,
Francazzi si incunea tra la difesa avversaria, ha un buon controllo, fallo di Cicchetti. Sì, sì, fai con comodo. Come ci stai entrando? Allora, per entrare abbiamo fatto l'avanzamento e quindi sono state due hanno viaggiato due monete uguali quando si entra. Sia la lira che lei. Per uscire deve fare la stessa cosa, viaggia sia l'euro che la lira. Perché ovviamente... Buon fraseggio sulla fascia destra. No, ma ovviamente si abbassa tutto. Samuel passa la palla a metà campo. Si abbassa tutto perché deve avere un pozzo di trovo. Perché si ritorna al guadagno che uno poneva. Perché gli stipendi che si stivano non erano le con l'euro, un dato semplice. Ecco Marco che prova a passare la palla all'avversario. Alla fine quello che tu pensavi di guadagnare palla in fallo laterale. Perché che 9 milioni in mese ci stai campando? E 750 euro, ci sono un cazzo. Se si fa il morbo lì. Dietro la mano! Io ho detto 1 milione e mezzo per dire che mi dice paghi la benzina, fai 8.000 lire a me. Perché tu compri tutto a me? Vieni in Italia, vieni in tu per fare quel discorso che tu devi decidere che per 10 anni... Sostituzione. Un po' vedi i risultati. Ulteriore cambio. Mi ricordo la domenica in cui si mi lascia la paglia. Ben vengo, cioè se serve qualcosa ben vengo. Non c'era niente, c'era paio di vento. Cioè se questa cosa... Tu prima della popolazione tu devi succedere. Significa che ogni anno... Mister di Stefano Pasqualino sta effettuando tutti i cambi. Città di Sora, anche con i cambi, sembra ben messo in campo e il risultato non sembra mai in discussione. 7-0 per Città di Sora, al settimo del primo del secondo tempo. Ecco Francazzi che riesce a passare la palla. Che cambio è stato fatto? Il figlio? Era tuo figlio? No. La prima è il vizio di come cadrà. Quindi ci ha fatto dei cambi. Francazzi riesce a fare proprio la palla. Bravissimo. Fallo del Città di Sora. È l'anticipo, oppure dobbiamo decidere di dove per essere competitivi, dovremmo essere. Ricordiamoci quando ci messo. Eccolo! Solo, vai! Segnalino, alziamo sta bandierina, segnaline! Segnaline, sta bandiera, l'alziamo o no? Punizione. Vai Marco, vai. Entro Lona. Vai. Tanti punti. Ma ci ho messo una capace a fare una cosa. Ma lo che dice, ma la cosa a te? E chi sta portando le cannone? Hai portato le cannone? Questo è un grand'angolo, però. Giri! Però non è che andò a Piazza Sant'Arestuto a fare una fotografia, no? Hai portato le cannone!
Gioca, gioca. Ah, scusa, il mister non c'era sulla foto. Come era una fotografia? Mister. Parò. Rocca. Amico, fate il gol qua di Francesco. Eccolo qua. Buon controllo, tentativo. Le sostituzioni sembrano in grado di poter sostituire degnamente i propri compagni. Ecco Alberto Cicchetti che contrasta gli avversari. Sulla fascia destra buon fraseggio. Buona! Rimessa dalla Tina Valentino. Stanno per entrare in campo le ultime due sostituzioni. Esce il numero 7 e il numero 3. Entrano in campo. Siamo a Barone. Mister, che hai fatto? Chi sta entrando? Barone, tu non vedi. Kofler, no, Kofler, Kofler è la mamma, lì con me. È bianco. E questo è De Rosa. De Rosa e Dalbiani sono entrati in sostituzione di Facchini e chi è uscito poi insieme a Facchini? Baldessarra, Marco Baldessarra. 7-0, il risultato oramai non sembra più in discussione, anche perché abbiamo un buon centrocampo con Francazzi che riesce a destreggiarsi in maniera ottimale. Trascorso il primo quarto d'ora, quasi il primo quarto d'ora. Buon tiro. Vai Marco, picchia lungo, picchia. Aio. Il guardalinee è stato sicuramente influenzato dalla sua appartenenza al Città di Sora, la palla non sembrava uscita perfettamente. Segnalin va in briglione, non era uscita la palla. Era neutrale però l'assistente, non è il guardalinee. L'assistente, ci siamo sbagliati, l'assistente sicuramente si è lasciato influenzare. Appoggia. Buon controllo da parte della difesa. 1-2. Ecco il 17, riesce a scambiare con il proprio compagno. Alberto Cicchetti sembra impostare fallo a favore del Città di Sora. 7-0, 2-2. Entra Ricca! Appoggia subito! Uomo! La partita oramai non sembra il risultato, non sembra più in discussione. 7-0 per il Città di Sora. Non mi sarà via, la cosa non avevo forza.
Francazzi riesce a conquistare la palla e a scambiare con i propri compagni. Buona azione di attacco. Andrea, da sta palla! Andrea si lascia. Si è lasciato condizionare dal padre, si è lasciato condizionare dal padre presente sugli spalti. No, io la davo. Il pubblico, va ritrattato il pubblico. La donna che lo vedo. Lo meglio. Cioè, se porta la prima spena faccio a chiedere, non capisco. Certo, ci mancherà. Ha ragione tanto. Io non mi posso, non posso rilasciare commenti quando sono commenti pubblici. Io non posso rilasciare commenti. Dopo quando questa negozia di una ombra, quando mi sono preso via, c'era un uomo che c'è la moglie. Una volta siamo stati fortunati però. Abbiamo trovato un po' il campo meno quasi fatto. Sì. No, perché se c'era quel freddo dei giorni addietro sarebbe stato ghiacciato. Sì, ho visto che la partita si stava innervosendo, allora si è chiamato le forze dell'ordine. Penso che dopo ci sia una partita leggermente un po' più infogata. Ma chi gioca? Sora? No. Domenica so che gioca Sora Isola. Domenica? Vabbè, domenica noi riposiamo, quindi non abbiamo problematiche logistiche. Tu non nominare quella parola che ha macchiato la tua carriera. Bravo! Vi ho dato la possibilità di fare la Serie C con quell'annata lì. Esci! Guarda, perché ne esce ahi? Quando esce ahi? Non esce mai. Esce prima. Bravo, il peccato portiere. Mentre si opponeva. Però ce l'ha di istinto l'uscita bassa, ma... Chi è quest'altra squadra? Siamo arrivati al... Perché il Briccardo rimane davanti, che fa fare del secondo tempo. Prima che arriva lì un'altra volta, un quarto d'ora. 7-0 per il Città di Sora. Risultato... Scusa, uscita zitta e esce il mosso. Il risultato non è più in discussione. Chi sarebbe? Albiani? Non vedo nessuno. Ma stava riscaldando a fare riscaldamento. Ma sta bagnino. Ma guarda, le sostituzioni le ha fatte tutte. Ah, è entrato allora. Eh sì. No, le sostituzioni ecco, sono state fatte. Ecco, Gianmarco, sta Fabrizio. Stamattina stai un po' rimoglionito. No, le sostituzioni... Lui oggi non sto assente. Le sostituzioni sono state fatte tutte completamente. E i ragazzi che sono entrati stanno sostituendo degnamente i propri compagni. Ci vorrebbe anche un bel gol di qualcuno. Eppure ha ragione. Eppure ha ragione. A Marco sta riprendendo, caro? No, sta riprendendo tutti. Ha fatto la frenata sulla parata del portiere. L'unica parata che ha fatto il portiere. Oh. Sei obiettivo. Comunque con la ripresa del campionato e con le due successive partite di gennaio, il 25 gennaio quando c'è lo scontro qua con la ST Pro Calcio è la partita decisiva. Facciamo il salto. Perché loro hanno due partite con squadre un po' più toste. Anche noi il calendario non le abbiamo incontrate tutte. Sì, alla ripresa, tutta discesa. Loro hanno due partite, hanno la Pro Calcio, alla riapertura hanno la Pro Calcio. Forse questa era la più difficile, cioè sulla carta. Quale? Questa qua, delle nostre. Ah sì, no, quelle successive, sì. Ma io ho visto, quando ho visto la panchina, non ci stava nessuno, non sono scarsi. E questo però hanno vinto con Caira. Con la Pro Calcio hanno pareggiato per dire, Non lo so come hanno loro sono più cattivi. Bravo Gianmarco. Bravo, vai, bravo. Dalla subito là, bravo! Andrea! Vai Andrea, senta palla! Allargati Andrea! Vai davanti, vai, corri! Almeno si correva, io non correvo. Ma l'allargava sta difesa, invece la gli si metteva davanti. Vabbè, c'è sta uno solo, vuole, sembra giusto per questo. Bravo De Rossi. Vai. Dai.
bravo, ah, per poco non sarebbe stato protagonista di un grande gol, degno anche del padre, degno del padre. Ha fatto Roma, ha fatto Roma Gervinho. Dagli spalti alcuni commenti sul padre quando giocava. Comunque, quando sta a fare un po' di ginnastica lunedì, di cosa? Ha trovato un po' di forza. Va molto meglio. Ecco il grande Barone, il grande Barone, guarda lì. Vai Marco. De Rosa riesce a scambiare Francazzi a un leone. Vai Marco. Vai Sa. Bravo Samuele. Bravo Samuele. Vai. Vai. Sta De Rosa con la corsa. Rimessa laterale per il Città di Sora. Siamo arrivati al 21° del secondo tempo, risultato non è più in discussione, 7-0 per il Città di Sora. Guardatevi! Lo puoi dire un'altra parte, no qua. Francazzi riesce a crossare, tuttavia la palla viene messa in palo in calcio d'angolo. Ci facci tu il 24 la stiamo all'estendo. Ma mister, dobbiamo giocare cosa proprio stessa, come lo dice. Lo dico no, bello, prendo sindesi. Ma chi sta a terra? Ma mister, chi si sa fare a giocare? Io vai, senti, mi faccio qua. 22° del secondo tempo. Vabbè, Mari mi passa a me. No, no, è Mari che alza la mano che fa il fuorigioco. Faccio il vigile. Io nel 77 stavo facendo una tornata in aperta. Ma Barone è più alto con Fintenio, nel 77. Oh, in finale ancora vogliamo trovare. Barone che ha preso il miss. Controllo rete che non viene. Come non è? No, devo dire come non è. Tira! Cicchetti riesce a contrastare l'avversario e a evitare il tiro in porta. Prontamente. Punizione per il Città di Sora. Barone! Vai dentro! Oggi il Barone lo fa pure il volo. Guarda, riprendi questo volo per favore. Rocco, riprendi bene. Siamo attenti. Ma sono andato giù, richiamati alla loro, vai. Lui ha richiamato. Guarda, c'è una messaggio, gli dice, oh, guarda, fai il gol, prima tengo la mettere la raga a mani. Dagli spalti si aspettano un altro gol. Dagli spalti si aspettano l'ottavo gol. Punizione, eccolo. Per poco. Guarda tutto fuori, guarda con il gioco, guarda motivo, no? Ma porto vince da botta. Anche noi veramente. Ma scusa, la partita quando ci sta il 24. Ma dove? Ma che cazzo presente? Ma dove? Dovrebbe essere onde chiare. No, no, beh, io vengo a fare le foto. Vengo a fare le foto, ci stanno problemi. Non mi sape niente, Ma il 24. Ci mette voi, tenendo due mesi, cazzo. Il 24 non stiamo andando. Al Dumelo sicuramente avevo che spalla domanda. Ecco la Dina Valle di Comino, prova. Anzi, però visto che ha portato questa. Porta
che bello, un bicchiere di vino nel frattempo festeggiamo, no? Ogni tanto facendo la time out, no? Poi stiamo facendo... A Romeo si dico, ma ti parli di conto giudico. A Romeo si dico. Una cosa in paese. Vai, tira! Bravo! Ho beccato! Grande gol di De Rosa. Ho beccato, eh! Grande gol di De Rosa. 8-0 Ricca! Al 26esimo del secondo tempo. Non paura! No, De Rosa. No, ha segnato De Rosa. De Rosa si chiama. Sì, De Rosa. Ha segnato De Rosa al 26esimo del secondo tempo. Grande gol di De Rosa. Anche tu allora sto ma che cazzo numero tu? Dammi il numero. 389. Perché dargli un messaggio a te? No. 68. 6790. Allora, faccio una firma, non morire. Ok, non sport. Allora, non Francesco. Uno vicino! No, facciamo la cena il benedetto con la di Natale, no? Quando si è tutto, la moglie... Ma tutti quanti, vero? Entro il 17 dobbiamo dare la cosa. Sì, per avere il numero più che altro, Ti porto sia Fimo che Chiara Fighe. Tutto quanto. Pure Rico! No, io non lo stai soldi. Punizione battuta da Alberto Cicchetti. Tornate! Mattina Valle di Comino riesce a riconquistare la palla, tuttavia il lancio. Volte tra che questo è cambiato, al 28esimo del secondo tempo. La macchinetta è una cosa, il fotografo è quello che fa la differenza. Però deve andare a metà. Va bene. 9-0 per il Città di Sora. Risultato 9-0. Risultato mai messo in discussione. Presidente, dammi un foglio tu? No, c'ho solo questo. Ah, una penna ce l'hai però. La penna sì. Parlo tu dopo per me. Sì, concordo. No. Va solo. Calma ragazzi. Facciamo attenzione. Ah, palo. Su questo risultato un gol è sempre, come si dice, non si risparmia agli avversari. Dai,
punizione per Ferratina Valle di Comino. 9-0. Calcio di punizione. Andiamoci però, Punizione ribattuta dalla barriera. De Rosa si invola sulla fascia sinistra. Prova a scambiare con il proprio compagno. Francazzi prova a passare la palla a De Rosa. Buon passaggio da parte di Francazzi. Bravissimo. Calcio d'angolo, palla lì nei, di nuovo calcio d'angolo, va di nuovo Cicchetti alla battuta. Siamo arrivati al 32esimo del secondo tempo, di nuovo calcio d'angolo da parte di Cicchetti, la palla è all'interno dell'area, Francazzi riesce a controllarla, prova a passarla al proprio compagno. Comunque quattro è migliore in campo. Riccardo appoggia di più. Buon, cerca di metterla al centro del campo. È tutto il padre. Io avrei dato l'opportunità di andare avanti. Un gol non si rifiuta a nessuno, soprattutto su questo risultato, il cosiddetto gol della bandiera. Sugli spalti stiamo aspettando il fischio finale dell'arbitro, il risultato oramai non è più in discussione da tanto tempo. Ecco De Rosa che si invola sulla fascia sinistra, prova a saltare l'avversario, tuttavia non riesce. Partita è terminata, l'arbitro controlla l'orologio per segnare, per fischiare la fine. Che squadra, eh? Grande,
Ecco De Rosa che prova. No, bravo, 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 bravo. Oggi il solo calcio. Chi è che mi chiama? Le chiamate, della bottiglia. Pronto? E sta facendo la doccia. Ciao. Grande parola. No, sta, penso che stia in panchina, ma sta in panchina, sta per la partita, sta in panchina. Ciao. Quanto manca, no? Ma guarda, la partita è finita. Sì. Stiamo al 36esimo del secondo tempo. Partita è finita, calcio di punizione per Latina Valle di Comino. Penso che dopo questo calcio d'angolo l'arbitro finita la partita. No. No, fuori gioco. Fuori gioco. Barò, 4 danza sul pallone. Vai solo, bravo, vai. De Rosa. Parica entra. Per poco. Pronto? È finito. Sotto la curva! Partita finita, risultato finale 9-0.